giorno, no? E fra i duetti che ci saranno stasera, Noemi, ce l'aveva annunciato, lo sappiamo, si porterà la Turci. Eccomi, a parte che ho un déjà vu adesso con te, Gentile. È vero? La Turci e la Gentile. La Magnani e la Gentile. Avevamo il mare della Sardegna. Quest'estate RTL, stupendo, stupendo. Invece siamo a Sanremo, su un altro versante, ma il mare è meraviglioso. Belli, sempre il mare abbiamo comunque. E sul palco, pazzesco. Senti, ti fermi perché abbiamo modo di parlarne, ma dobbiamo ricordarvi che quest'anno Sanremo lo vince anche chi si fa cantare alla radio. Ah certo. È certo, Turci, giusto? È certo, è il premio speciale di RTL per la canzone più radiofonica del Festival 2018. Sì, fino a domani avete tempo per votare il vincitore. Andate su rtl.it, scaricate l'app e votate la vostra canzone preferita. E noi stiamo qui a chiacchierare con lei, naturalmente, la Zacchera Gentile, Paola Turci, che stasera torna sul luogo del diritto. Ci stava dicendo che ti fa un po' un certo effetto per tornare qui a Sanremo. Sì, intanto sono veramente 365 giorni dall'ultima volta sono venuta qui. Un anno preciso. Era il 9 febbraio. Era il 9 febbraio, un anno che per me è stato meraviglioso, entusiasmante, brillante, proprio è stato potente. E quindi tornare qui e ricominciare da qui è, insomma, fa piacere. Ritornare lì è sempre una grande emozione, ma mi piace ritrovare però la concentrazione. Parlavo con Veronica, con Noemi, che questa, insomma, di questa sera, di questa nostra performance che dovrà essere importante. Decisa, determinata, e dovremo essere molto concentrate. Saremo due musiciste sul palco, perché io sarò con la chitarra e lei sarà col piano. Urca, ragazzi! Sono tra l'altro 365 giorni, forse anche un po' di più, che non ti fermi un attimo. Sì, ho incontrato Ermal Meta e glielo ho detto: ma come fai? Perché io mi sono fermata e sono morta, e lui invece è ritornato qui a rifare in gara la stessa cosa che ha fatto lo scorso anno. Ha detto: veramente hai una tempra incredibile. Insomma, ci siamo scambiate queste due chiacchiere sull'energia che comunque ti dà la musica. No, però voglio dire, tour, cioè, ho fatto tutto, sì. Radio. Tour, radio, sì, adesso faccio anche dell'altro, insomma, televisione, faccio, capito? Non mi sono mai fermata, niente, non mi sono mai, però è bellissimo. Però ed è ripartito in effetti tutto da qui l'anno scorso, sì, perché è ripartito veramente tutto dal Festival di Sanremo dello scorso anno, e giustamente, secondo me è giusto anche catartico, no, essere qui quest'anno. Sì, è bello perché ritrovo quell'emozione, ma è come se, insomma, avessi, che ne so, imparato a parlare adesso, imparato a qualcosa di più, insomma, sono cresciuta, mi sento in questa rinascita un pochino più forte, un pochino più serena di prima anche. La Magnani, la Turci. Senti, ma l'abito stasera, così per sapere, sai, tanto bene. L'abito stasera, no, perché quello di ieri di Noemi, diciamo, ha fatto un certo scalpore, per capire, insomma, se questa sera ha avuto il suo perché. Io l'ho trovato di gran fascino, per niente volgare. Poi lei, insomma, se lo può permettere con quel décolleté, mi ha lasciato colpita positivamente. L'abito di questa sera sarà un delle settore dei quantare. Ecco, l'hai capito? No, ecco, ma perfetto. Infatti, dicevo, è una nuova marca che non conosco. È staretto. Sobrio, la sobrietà prima di tutto. Quella è importantissima. Bella, lei poi è sempre elegantissima. Appunto, lei veramente, cioè, donna elegante di suo. Che parolaccia la sobrietà, brutta cosa. No, perché è dentro che c'è tutta la forza e il fuoco. Così è. Paoletta, ci vediamo stasera sul palco dell'Ariston. Sì, non vedo l'ora. Ciao a tutti. Ciao, amici miei, ciao a tutti. Ciao.